Brevemente intervengo in dissenso, ringrazio il consigliere Fassina per aver scritto la mozione che ho sottoscritto e quindi il mio voto a questa mozione sarà favorevole. Molto brevemente ritengo che si dovevano fare dovevano essere fatte delle valutazioni a largo spettro e soprattutto rimanendo sul campo della mobilità. Quindi, come poi ha detto anche in illustrazione il consigliere Fassina, una cosa che condivido è che verosimilmente magari sarebbe stato più opportuno, più diciamo omogeneo destinare una riserva in un futuro bando di licenze taxi che, attenzione, qui invece correggo il consigliere nella sua ultimissima dichiarazione di voto. Non ci sarà un bando delle licenze taxi, ma non diciamo generale. Stiamo parlando sempre delle famose 77 licenze che sono state revocate nel tempo relative all'ultimissimo bando di praticamente 10 anni fa delle licenze taxi. Quindi non ci saranno non è una vera e propria diciamo emissione di nuove licenze, ma far circolare nuovamente quelle che esistevano già, che sono state revocate. Quindi per questo sarebbe stato, a mio avviso, più opportuno dedicare una riserva, per esempio, ai sostituti alla guida, che sappiamo essere 700 persone, quindi 700 famiglie, e quindi magari dedicare una percentuale all'interno di queste 77 da assegnare, da mettere a gara tra queste persone, sarebbe stata, a mio avviso, una cosa più giusta, e si sarebbe poi rimasto nel campo appunto, della mobilità. Quindi voterò sì. Grazie, Presidente.